In nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo L'Islam tra lavoro e comportamento, esempi della vita dei seguaci. Ma prima di tutto lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel nubile Corano: Coloro che verranno dopo di loro diranno, Signore, perdona noi e i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti, Signor nostro, tu sei dolce e misericordioso. E rendo testimonianza che non esiste divinità oltre Allah, l'uno, senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Allah, gloria a Lui, sceglie tra i Suoi servi ciò che lavorano per la Sua religione e sono fedeli a Lui e al Suo messaggero e messaggi. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di Lui, informa che i migliori di questa comunità sono i Suoi compagni, che Allah sia contento di loro. E i seguaci di questi compagni, secondo Abdullah ibn Abi Mas'ud, che Allah sia contento di lui, e il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: La miglior generazione dei compagni è mia, poi la prossima, poi la prossima. Questi compagni e gli te, chiamati buoni, sono portatori di scienza da cui dissipano la deviazione degli estremisti, l'innovazione delle persone dai falsi e l'interpretazione errata degli ignoranti. Allah, gloria a Lui, li ha resi omaggio ai compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di Lui, qualificandosi come benefattori e accettandoli. Preparò per loro il giardino sotto i quali scorrono fiumi, dicendo: Allah si è compiaciuto dell'avanguardia degli emigrati e degli ausiliari, e di coloro che li hanno seguiti fedelmente, ed essi sono compiaciuti di lui. Per loro ha preparato giardini in cui scorrono i ruscelli dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. Quei seguaci furono i più vicini all'era del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, furono la seconda generazione dopo quella dei compagni del profeta. Dopo di loro arrivò la prossima generazione dei seguaci, che Allah si compiace di loro. A questo proposito affermò l'imam al-Busiri: furono tutti ispirati dal messaggero di Allah, abbondante irrigazione del mare o leggera pioggia. Quanti seguaci avevano accompagnato i compagni, che Allah sia contento di loro. Da loro avevano imparato la scienza. I compagni testimoniarono il loro favore sia della grazia che della conoscenza. La testimonianza di Ibn Omar, che Allah sia contento di lui, a favore di Sa'id ibn al-Musayyab, che Allah sia soddisfatto di lui, è citata a questo proposito: giuro su Allah, o per nome di Allah, che è uno dei mufti, giuristi islamici. Dicendo anche: chiedete a Sa'id ibn al-Musayyab, accompagnato e virtuosi. Ha detto che ha dato fatwa in presenza dei compagni. Alla Mecca, Ata ibn Abu Rabha conosce sessioni oppure condosse sessioni di fatwa dopo la morte dello studioso della comunità Abdullah ibn Abbas, che Allah sia contento di lui e di suo padre. Quando Abdullah ibn Omar, che Allah sia contento di lui e di suo padre, venne alla Mecca, la gente lo interrogò, disse loro: O meccani, voi mi preparate le domande mentre c'è in mezzo di voi Ata ibn Abu Rabah? Questa era la domanda. Quanti seguaci furono resi noti dall'amore che portarono al profeta, pace e benedizione di Allah su di lui? Al-Hasan al-Basri, quando recitò al-Hadith relativo alla storia della nostalgia del tronco dell'albero per il profeta, disse: O servi di Allah, il tronco dell'albero è nostalgico per il profeta. A priori,
dovete essere più appassionati per lui. L'imam Malik è stato interrogato quando hai saputo di Abu Ayyub al-Sikhtiyani. Ha risposto: ha fatto due volte il pellegrinaggio, due volte senza ascoltarlo, lo ho appena guardato. Ma quando fu menzionato il nome del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, pianse finché non provai pietà per lui. A causa della loro stima per il profeta, riportarono i suoi hadith solo a un buon ritmo e con un aspetto migliore. I loro seguaci furono così formati. Abu Salma al-Khuzayya, che Allah sia contento di lui, disse: quando Malik ibn Anas voleva uscire per recitare gli hadith, compiva le abluzioni quanto quelle per la preghiera, indossava i suoi abiti migliori, si pettinava la barba. Lo abbiamo chiesto su questo argomento, disse: con questo atteggiamento rendo omaggio al hadith del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui. Ce ne sono alcuni che il profeta chiamò uomini buoni, come Uwais al-Qurani, che era molto grato a sua madre, e il profeta lo ha evocato ai suoi compagni come un uomo su cui evocazioni ricevono risposta. Secondo Omar ibn al-Khattab, che Allah sia contento di lui, ho sentito il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dire: tra i migliori seguaci ci sarà un uomo di nome Uwais, vive con sua madre, ha la pelle bianca, comandali di invitare Allah e perdonarti. Quando gli yemeniti arrivarono a Omar, lo stava cercando tra loro. Quando lo incontrò, gli chiese di perdonarlo. Uwais disse: oh Omar, sei tu che dovresti piuttosto invocare perdono a mio favore. Sei il compagno del messaggero di Allah. Omar ha insistito sul fatto che Uwais chiedesse perdono a suo favore. E grazie ai compagni del messaggero di Allah, i seguaci impararono il vero Islam. Imam al-Hasan al-Basri, che la pace di Allah sia sulla sua anima, uno dei grandi seguaci, quando gli fu chiesto: sei un credente? Rispose: esistono due tipi di fede. Se mi chiedete di credere in Allah, i suoi angeli, i suoi alberi, i suoi messaggeri, in paradiso, la risurrezione e il giudizio finale, io sono credente. Se mi fai la domanda sul detto di Allah, gloria a Lui, i veri credenti sono quelli il cui cuore trema quando si menziona Allah e quando i suoi versi vengono recitati per loro, aumenta la loro fede e ripongono la loro fiducia nel loro Signore. Coloro che seguono Salah e svendono nel sentimento di Allah di ciò che abbiamo loro attribuito, questi sono in verità i credenti. Giuro su Allah che non so se sono tra loro o no. Al-Bahyaqi disse: Al-Hasan non esita per la base della fede, ma riflette sulla perfezione della fede dalla quale Allah promette ai credenti del paradiso nel suo detto a loro di alti gradi al loro Signore, oltre al perdono e alla generosa dotazione. Sufyan al-Thawri, che la pace di Allah sia sulla sua anima, disse: per noi la vera scienza sta nel trovare il permesso in prova autentica. Per quanto riguarda l'impegno rigoroso, tutti lo possono implementare. Al-Azraq ibn al-Qais disse: eravamo sulla riva del fiume di Al-Ahwaz, la cui acqua si stava brusciando. Abu Baraza el-Salami è venuto su un cavallo abbrigato, lasciando il cavallo accanto. Il cavallo saltò, quindi interrobbe la sua preghiera, seguì il cavallo, lo prese e tornò per completare la sua preghiera. Tra noi c'era un uomo istruito che ha detto: guarda questo vecchio che ha interrotto la sua preghiera a causa di un cavallo. L'uomo tornò dicendo: per Allah, nessuno mi rimproverò per la morte del messaggero di Allah.
Continuò: la mia casa è lontana. Se avessi continuato la mia preghiera lasciando il mio cavallo, non sarei stato in grado di tornare alla mia famiglia fino al calare della notte. Sono ispirato nel mio comportamento del profeta, baci e benedizioni dalla su di lui, che quando le è stata offerta un'opzione tra due cose, ha optato per la più facile, a meno che non sia ombicato. Fu il profeta che disse: rendilo facile, non renderlo difficile, aborta la buona notizia e non la cattiva. E quando la flessibilità in una società la abilisce, e quando manca un caso lo rende cattivo. Hanno anche complimentato i comportamenti della misericordia, della solidarietà, dell'effetto verso gli altri in modo pratico nella loro vita. Ali ibn al-Husayn ibn Ali, che Allah sia contento di lui, ha dato ampiamente tanti soldi, oppure aveva dato ampiamente tanti soldi ai poveri in modo segreto, senza che nessuno lo conoscesse. Quando morì, i poveri persero il loro padrino. E durante i rituali del suo funerale trovarono delle tracce sulla sua schiena, sulla spalla, sulle spalle, perché portava i cibi e tante cose ai poveri con le proprie mani. Si è quindi realizzato che era lui che veniva da loro di notte. È stato riferito che era responsabile delle spese di un centinaio di famiglie a Medina. E i seguaci furono solidali ed emotivi non solo nei confronti dei musulmani, ma anche dei non musulmani. Il nostro maestro Omar ibn Abdulaziz scrisse al suo prefetto a Basra: esamina i detentori di patti nel vostro dipartimento, in particolare quello che dell'età avanzata e della forza precaria e degli profitti mancati. Dedicateli al tesoro la giusta quantità. È ispirato a questo proposito l'atteggiamento di Omar ibn al-Khattab, che Allah sia contento di lui, quando vide un vecchio del popolo del libro impegnato a chiedere l'elemosina. Omar disse: per Allah, non eravamo giusti con lui quando abbiamo mangiato il frutto della sua giovinezza e poi abbiamo umiliato la sua vecchiaia. Quindi gli diede un guadagno mensile dalla casa del tesoro. Nel suo patto non con gli abitanti di Hira, Khalid ibn ibn al-Walid, che Allah si contento di lui, incluse: chiedo che quando si tratta di un vecchio incapace di lavorare o soffrire di un handicap, o un uomo ricco che è impoverito, sarà a spese della casa del tesoro. Seguirono tutti l'esempio del messaggero di Allah, baci e benedizioni dall'Allah su di lui, e applicarono la vera religione. Allah, gloria a lui, disse: Allah non ti proibisce di essere benefico ed equo nei confronti di coloro che non ti hanno combattuto per la religione e non ti hanno cacciato dalle tue case. Allah ama le persone eque. La loro misericordia non era limitata all'uomo, si estendeva all'animale e all'uccello. Tra gli altri, Omar ibn Abdulaziz scrisse al suo prefetto in Egitto: sono informato che in Egitto ci sono cammelli da trasporto. Ognuno di essi porta 1000 ratl, circa 400 kg. Quando ricevi i miei scritti, assicurati che il carico di un cammello non superi i 600 ratl, circa 250 kg. Dia ordini agli uomini di trattare con ringraziamenti i cammelli, non di umiliarli. Omar si ispira alla condotta del messaggero di Allah quando disse al titolare di un cammello: abbi pietà per questa bestia che Allah ti ha concesso, perché mi sono lamentato della sua sventura e sofferenza. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me che per voi. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dell'universo, che la pace e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto del profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Quindi, miei fratelli e sorelle nell'Islam, continuiamo il nostro sermone. Tra le più grandi qualità dei seguaci del profeta c'è la tolleranza e l'indulgenza verso le persone. Erano più flessibili ed emotivi riguardo ai loro colloqui,
Secondo Qatada, che Allah sia contento di lui, siamo entrati nella casa di Al-Hasan al-Basri mentre dormiva. Accanto alla sua testa c'era un cestino. L'abbiamo tirato, c'erano pane e frutta. Ci siamo arresi per mangiarlo, si svegliò, ci vede, sorrise e cominciò a leggere: o quella oppure quelle case dei tuoi amici non c'è imbarazzo per te. Secondo Hajar ibn Hazm, che Allah sia contento di lui, siamo rimasti da Al-Hasan fino a mezzogiorno. Suo figlio ci disse: lascia stare lo sceicco, non ha mangiato o bevuto nulla. Al-Hasan disse a suo figlio: lasciali soli, da parte di Allah mi piace solo la loro vista. Ciò mostra la negazione di sé, la buona conoscenza della virtù della scienza e il valore della religione di Allah, gloria a Lui, per le anime. Questo dovrebbe essere una morale per ciò che viene avanti per parlare alla gente della religione di Allah, e il suo discorso deve essere basato sulla scienza, altrimenti andrà fuori strada e diventa fuorviato. E il profeta disse: Allah, gloria a lui, non strabba la scienza dalle anime dei servi, lo strabba solo con la morte dei scienziati. Quando gli scienziati sono assolutamente carenti, la gente prenderà elite ignoranti. Quando vengono interrogati, daranno fatwa senza erudizione per fuorviare e allontanarsi. E i seguaci erano modelli per i loro successori. L'imam Malik ibn Anas, che Allah sia contento di lui, è stato uno dei seguaci. Abu Ja'far al-Mansur gli ha chiesto di scrivere il libro al-Mawte per diffonderlo nei vari paesi musulmani, dicendo: ho intenzione di fare copie del tuo libro e inviarne uno di ogni paese. Ho intenzione di ordinare loro di implementare senza andare oltre in materia di hadith, perché sento che la base della scienza è la diffusione dai mediani. Malik disse: ma no, o comandante dei credenti, la gente aveva ricevuto detti, hanno ascoltato hadith, ognuno di loro aveva adottato ciò che aveva ricevuto per primo. Lo aveva messo in vigore e lo aveva scelto separatamente dagli altri. Respingerli da ciò che credono sia rigore. Lascia che le persone si comportino secondo ciò in cui credono. Al-Mansur disse: giuro che se mi segui su questo argomento, lo ordinerò un resoconto dell'imam al-Shafi'i. È dato come un'illustrazione di modestia e buona comprensione. Il suo discepolo, Yunus ibn Abdel-Allah, Yunus lasciò arrabbiata l'assemblea del suo padrone. Di notte Yunus sentì una voce sbattere alla sua porta. Disse: chi è alla porta? Al-Shafi'i rispose: io Muhammad ibn Idris. Yunus ed ha detto: ho pensato anche a tutti i chiamanti tranne al Shafi'i. Quando ho aperto la porta sono stato sorpreso di vederlo. Al Shafi'i disse: oh Yunis, centinaia di domande ci riuniscono e solo uno ci disunisce. Yunis, non tentare di trionfare in tutte le controversie. A volte vincere il cuore è meglio che vincere le situazioni. Yunus, non demolire i ponti che hai costruito e preparato. Potresti mai aver bisogno di tornare di nuovo. Lo odio e non odio il suo autore. Odia la disobbedienza con tutto il tuo cuore, ma perdona il disobbediente. Yunus, critica quello che dice, ma rispetta ciò che dice. La nostra missione è di esterminare la malattia e non i malati. Possa Allah accettare la sua misericordia al Shafi'i, che disse: adoro i virtuosi anche se non ne faccio parte. Possa io, grazie a loro, avere intercessione. Odio quelli che il cui commercio è la disobbedienza, anche se condividiamo gli stessi prodotti. I nostri nobili dotti hanno preso la stessa strada. Erano i modelli giusti da seguire per sopportare la religione di Allah e per comprenderla.
correttamente per essere caratterizzata dalla propria morale e per trasmetterla a tutta l'umanità con saggezza e buona esortazione. O Allah, metteteci tra quelli che lo ascoltano e adottano al meglio, questi sono guidati da Allah e quelli dotati di ragione. Grazie dell'ascolto.